Parlare di violenza di genere vuol dire parlare soprattutto di prevenzione e di educazione sentimentale partendo dai più giovani nelle scuole. Ma per arginare il fenomeno serve un lavoro di squadra che metta in contatto il mondo della cultura, dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, della magistratura e della comunicazione. Un esempio concreto è stato il forum Da Donna a Donna, Violenza di Genere e Prevenzione. L'incontro, ospitato dal PAN a Napoli, ha visto la partecipazione di tantissimi esponenti che ricordano l'importanza di partire dalle scuole per costruire un futuro diverso, come spiegano Alessandra Gallo, presidente dell'associazione Formatime, e Danila Villani, assessore alle pari opportunità del Comune di Napoli. Vogliamo fare campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole elementari fino alle scuole superiori per far sì, insomma, che da bambini fino all'età adolescenziale ed oltre si possano capire le reali differenze che ci sono tra uomo e donna ed educare tutti quanti al rispetto, quindi, della donna e alla non violenza assolutamente. È chiaro a tutti noi che bisogna agire per prima di tutto su educazione ai sentimenti, per cui con le scuole, educazione alle differenze, sempre con i ragazzi, dobbiamo molto lavorare con i bambini maschietti e con gli adulti. La violenza sulle donne ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale ed è argomento che spesso arriva alla ribalta e se ne sente parlare ai telegiornali, in radio, sul web. Pertanto, rimanendo questo un problema significativo, affrontarlo è un obbligo internazionale, non a parole, ma con leggi e con azioni reali. Il forum ha rappresentato anche l'occasione per parlare di EVA, evento violenza agita, di cui ci parla Michele Spina, dirigente della Polizia di Stato. Ci siamo organizzati per intervenire nei casi di assenza di denuncia, perché è estremamente frequente che le donne non denuncino, o per amore, perché ancora innamorate del loro aguzzino, o per soggezione psicologica o economica, o per non compromettere l'equilibrio familiare. In questi casi noi abbiamo addestrato i nostri uomini ad intervenire in queste situazioni senza fare mediazione, cioè cristallizzando come dei notai ciò che trovano e compilando una checklist, un modello che si chiama EVA, evento violenza agita, che ci consente di fotografare la situazione della violenza.